Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, prima di cominciare, se sentite rumore perché c'è mia madre e il cane di là, quindi sì, esatto, potreste sentire rumori. E intanto sto controllando la registrazione, diciamo che sta andando bene. Ok, quindi sono appena tornato dalla spiaggia con i Kriz, ragazzi, sono distrutto. Qual è stato l'ultimo salvataggio che avevo preso? 1 e 26, immagino. 23, 24, 26, sì, ok. Quindi mi ricordo bene già quello che era successo le volte scorse, cioè ci siamo stancati e ora stiamo chiamando nostra madre per venirci a prendere e portarci a casa. Ok, andiamo avanti. Alza un po' il volume qua, mi dà fastidio. Ok. E quindi immagino che dovremmo andare al telefono. Ci sono rumori di uccellini. Ok, quindi niente battute ragazzi, gioco serio questo qui. Quindi... lo so che si sveglia mamma. Sta chiamando ragazzi. Ehi là, Miki, è così presto, cosa vuoi? Cosa vuoi? Scusa, posso tornare un po' a casa per un po'? Perché cosa intendi? È successo qualcosa? Dov'è la freccetta? Ah, ok, pensavo fosse da qualche parte, lo schermo non la vedeva. Allora, non è una cosa così grande, è solo che ho avuto un po' di problemi. Mi piacerebbe tornare indietro, per favore. È troppo tardi per quest'ora. Oh, no, non so cosa sia successo, ma no, Troia. Questa è la tua casa ora. Non chiamarmi per queste sciocchezze così di mattina, così presto. Ciao. Oh, Miki Takamura trauma. Non la penso così. Cosa dovrei fare? Panic, panico. Quindi, ci abbiamo la madre Troia, ok. Ok, non vuole richiamare. Indovinate un po' che succede. Andiamo a caso finché non scatti il campanello, non suona il telefono. Chiedi un attimo che io... Ho capito cosa succede ora ragazzi. Andiamo su, entriamo in qualche stanza, andiamo a casa, alla fine scatta il telefono. Oh, il campanello. Sì, ma che palle, che devo fare ora? Mi fai andare allo sbando? Cioè, è una distrazione completa per gli youtuber questo gioco qua, perché... Veramente, cioè... Bisogna fare un sacco di tagli per evitare che la gente si annoi. Io mi ricordo che c'era una parte, vaffanculo, apriti, apriti. Aspetta, forse c'avevo una chiave. Ah, ci abbiamo una chiave bella che è pronta, cazzo, me la dimentico sempre. Ok, penso di sapere anche cosa aprirà. Quindi, andiamo qua su. Una delle due porte a sinistra, ragazzi. Vediamo se ho ragione. Ah, eccellente. Vediamo che abbiamo trovato una stanzetta carina, carinuccia. Quindi, lenzuola azzurre, un maschietto. Un piccolo letto per bambini. Lenzuola fatte bene. Un diario che Dio solo sa perché non possiamo leggere. Un orsetto di peluche. È così morbidoso. Una bambola. Sembra preziosa. Pricey, delicata. Non so che significa. Cazzo. Stavo dicendo comunque. Carino il sacchiotto. La bambola è caduta e si è rotta. Sento puzza di chiavi. C'è una chiave qui dentro, giusto? No. Ah, credo sono andato in spiaggia con i Kriz, un altro nostro amico in prima della mia scuola, ragazzi. Veramente vriscia ogni momento, ragazzi, mi ha distrutto. Il Kriz è muscoloso, è difficile buttarlo giù. Quindi, non c'è niente nel cassetto. Avevo letto un po' di queste storie. Ok, praticamente... Oh, lo sapevo io ragazzi che il cestino puzzava. Cioè, loro che fanno? Ti mettono 30 cestini, ne non nessuno serve a niente. Vai su questo qui che c'è? Una chiave. Poi, scommetto che è una chiave, ragazzi. Vaffanculo. Non ho scommesso niente, ragazzi, perciò non rompete. Non ho scommesso soldi, non ho scommesso l'anima, non ho scommesso niente, sono a posto.
Ok, ho pensato che nelle tre... Oh, figo. Ho pensato che nelle tenebre avrei potuto... Vaffanculo, moscerino di merda. Vai su un altro desktop a rompere le palle. Ho pensato che nelle tenebre avrei potuto trovare la luce. Ma non c'era stata... Ma non c'era più via d'uscita. Ma dai... Vuoi che intenda il pozzo? Io mi ricordo che c'era una parte del pozzo. Vuoi che sia ora? A sinistra. Datemi un secondo, ragazzi, che per essere sicuri ricontrollo che magari non abbia skippato qualcosa. Qui sono anche buoni a nascondere cose nelle lampade. Vigliacchi. Niente. Ok, un tavolo. Niente sotto il tavolo. Ok. Ok, vediamo vedere se nel pozzo c'è qualcosa. Un attimo che... Una prova, ma se io guardo a destra e premo spazio... Ah, entra comunque anche se non devo per forza guardare la porta. Ok, mi sarà utile per gli inseguimenti. Cosa? Ah, sono al secondo piano, porca troia, non me l'ho neanche reso conto. Vaffanculo. Ok, destra. Ok, vediamo un po' in giardino che se c'è qualcosa. Dai, è il pozzo, di sicuro è il pozzo. Dai, è oscuro, senza via d'uscita, era un indovinello per il pozzo. Ma va... Ah, l'albero non mi dice niente. Ok. E quindi che devo fare? Cioè, è un indovinello, una cosa nera senza via d'uscita. Questo vaso forse. Vaffanculo. Ma che palle. Ah. Ragazzi, sento puzza di taglio tra poco. Provo ad andare avanti altri 2 minuti, altrimenti poi qui stacco la registrazione e la proseguo dove c'è qualcosa da fare. Dai. Qualcuno suona il campanello. Che palle. Ai 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 ai
del computer? No. L'orientamento delle balene arenate, ragazzi, come ho detto 2 episodi fa. Ok, qui c'è la stanza del computer. Però, insomma, non sappiamo la password. Madonna mia, questa mosca. Niente, ragazzi, io stacco qui e ricontinuo dove trovo qualcosa. Ci si vede dopo. Ok, gente, questo qui era un fottutissimo colpo basso. Allora, quindi, spero che vi dico quindi che bisognava fare, perché indovinate cosa? Walkthrough. Cioè, quindi, allora, questa cosa qui è una delle più basse. Cioè, io ci avevo già pensato, lo sapevo io, ragazzi, solo che dovevo farlo adesso, altrimenti non funzionava, ma no, non mi ricordo dove era il posto della nazione. Qui. Quindi, che succede? On, accendiamo questo. Che poi ero, cosa avevo detto? L'avevo già fatta la volta scorsa. Però, no, dovevi farlo adesso perché prima no. Prima no, prima non potevi. Ok, sapevo io che dovevo fare questa roba qui. Maledetti bastardi. E poi sapevo che qui dentro trovavo una chiave. Cioè, aveva avuto l'illuminazione. Forse mi ricordavo anche qualcosa. C'era una chiave, quindi non l'avevo notata. Ma forse mi ricordavo anche qualcosa dell'episodio vecchio, ma. Posso anche spegnere. Ok. Ma dannazione, ragazzi. Ce l'avevo già fatto prima. Uno poi non va a pensare che deve rifare le stesse robe. E che cazzo. No. No. Altro fattore di critica pesante per quando ci farò la recensione. Madonna cara, sarà una critica pesante. Almeno sotto questo fattore, che per il resto mi sto divertendo. Quindi partiamo a destra. Ok. Quindi cazzate generali. Alcuni contraccettivi. Contraccettivi. Contraccettivi, cosa sono? Preservativi, cosa sono? ragazzi, cosa? Che sarebbe sto qua? Illuminatevi. Lotions, non so che sia. Un cestino, niente. Cassetti vuoti. Controllo per ultimo il letto. Un pezzo di carta qui dentro.
Quando tu vai, ecco qua, tutto quanto faceva ricollegare agli abissi, poi avevo notato, agli abissi, cioè al pozzo. Allora, quando tu vai lungo, scendi lungo gli abissi, anche gli abissi scendono verso di te. Quindi quando tu vai verso gli abissi vanno verso di te. Ah, carino, poetico. Quindi l'orologio è d'allarme. Ah, sì, ok. Tipo l'orologio d'allarme sarebbe tipo quando dovrebbe scattare la sveglia, ma non sono sicuro. Un doppio letto, non proprio necessario perché viveva da solo. Mi aiuterebbe a capire un po' di più questo contraccettivo. Cazzo era? Cazzo, io penso che. Mi avete presente quando qualcosa non ci parlate o non avete presente per così tanto tempo e vi dimenticate che significa. Questa cosa qui è appena successa a me. Cos'era contraccettivo? Cioè, mi viene da pensare che siano preservati, ma spero di no, cioè, non mi sembra. Cioè, porcona la zia. No, ma non penso. Vabbè. Ok, il pozzo. Vaffanculo. Come dire, il fondo. Mi sto grattando un attimo. Il fondo del pozzo è troppo scuro e non riesco a vedere. C'è qualcosa che luccica dentro. È una chiave? Ridge Inside, mi sa di sì, ma qua mi ricordo ora che succede. Ah, è solo troppo, dista è troppo distante però. Qu ecco qui. Siamo caduti a tuffo nel pozzo. Oh, ma che cazzo. Impossibile, sono caduta dentro. Cazzo, sono così in basso. Non posso più salire, non posso salire. Sì, hello, non è ciao, ma sarebbe tipo per dire c'è nessuno, guarda, c'è nessuno qui, qualcuno, nessuno. Panico, panico, oh no, ora cosa posso fare? Quindi, sassi, un attimo che ragazzi mi ripo accordo questa parte qua. Questo muro sembra un po' cedevole. Potrei provare un problema con questa roccia, forse posso distruggerlo. Ah, ok, no, ok, niente, niente, è andata al primo colpo. E mi ricordo che lo youtuber che avevo visto io ci ha giocato un po' qua, ma mi sembrava, l'ho visto anni fa, mi ricordo solo che c'è una parte nel pozzo. Benissimo, ragazzi, benissimo. Prima di continuare, la registrazione sta andando bene. Ok, dovevo premere spazio, bene. Cos'è questo? C'è veramente così tanto spazio sotto il pozzo? Questo è ridicolo. Cioè, come può essere possibile? Ma è impossibile. It may lead to the. Non so che si. Dovrebbe collegare. Ah, forse porta in superficie. Continuerò a camminare. Noi siamo una torcia umana, ragazzi. Mi dice qualcosa qua intorno? Tipo pareti, no, niente. Porca troia, qua non me l'aspettavo, ragazzi. Non sono neanche proprio così al buio, quindi. Questa voce è anche lui qui. Sì, qua ci rincorre, mi ricordo. Non. Devo correre. Non è solo un jumpscare, proprio bisogna essere veloci perché ci insegue. Bisogna prendere curve strette qua. Porca troia. Ok. Via. Cazzo, se c'è dietro, no. È un fo. È lunghissimo. Tra l'altro, dai, ci avrà dei muscoli alle gambe alla fine di questa avventura. Che veramente. Smetti di scrivere, va alle Olimpiadi a fare corsa. Maratoneta 1000 metri. Bene. Non è finito. Cazzo, cazzo. Sì, è dietro di noi ragazzi, non è tipo jumpscare che se ti fermi, proprio è dietro di noi, c'è il mostro che ci segue, si può anche vedere. Ah, passo tempo a grattarmi il naso. Via, su. Sì, non serve che continui a parlare ragazzi, cioè. Se state vedendo questo video qui al buio forse vi farà un po' di ansia, cioè. Cioè sì, va bene parlare quando si è su YouTube, ma non troppo. È finito? Su.
Ah no, ok, sì. Cose strane, cazzo. Ok. Molto disturbante, non me la ricordavo questa parte. Siamo tornati qui dentro. Che cazzo? Ah, logico, dove c'è, insomma. Doveva accadere questa cosa qui. Kamura. Chi è Kamura? Ho già capito. Signorina Takamura. Signor Miura? Sei tutto a posto, signorina Takamura? Sto per lanciarti una corda. Aspetta qui. Ok. Arriva Superman arrapato che ci salva. Tutto a posto, signorina Takamura? Non. Mi sto mettendo a posto il cuffia. Ok. C'ho l'orecchio. Uno, forse c'ho l'orecchio adesso tappato proprio. Non sembri ferita. Ma dovresti andare in ospedale. Scusami per essere entrata nel tuo giardino. Ma tu non avevi risposto al campanello, eh? Infatti voleva lui. Quindi sono venuto dentro e. Oh mio Dio, questa qui proprio è. Ora è distrutta proprio psicologicamente, mentalmente annullata. Signorina Takamura. Si mette a piangere. Oh, lo sapevo. Ok, quindi qua sta cominciando a piangere. Poretta, dai, guardatela, poretta, poretta. Mi fa pena quasi. Qua sta piangendo. Signore, cosa c'è che non va? Intanto una persona normale cadere dentro un pozzo e starci lì per un po', cioè, può essere traumatizzante, specialmente se hai claustrofobia e se ti sei fatto male. Basta, io odio questo, voglio tornare a casa. Ok, seduti di nuovo al divano. Ha raccontato la storia, un mostro, c'è un mostro nella casa, veramente? Dal giorno in cui mi sono trasferita qui c'era qualcosa di inumano, non animale. È sempre dietro di me. Anche dentro, nel profondo di quella cava, sentivo che mi stava rincorrendo. E non è solo un mostro. C'erano anche. Ah, non è solo, ma c'erano anche dei capelli nell'acqua e dei fax. E i fax strani. Ah, capelli nell'acqua nel fax. E il piano che si suonava da solo. E voci strane. No, non sono riuscito a capire. Sono spaventate, certamente. Certo che lo sono. È un po' difficile crederci, eh. È vero! Ok, sei incazzata. Veramente, io penso che sia una specie di zombie. Non mentirei riguardo a questo. Ok, va bene. Forse non è un mostro, ma qualche tipo di animale selvaggio. Oh, ok, capisco. È stata zitta. Cioè, ok, capisco. Per ora, se vuoi, per questa notte puoi stare da me. Veramente? Guardate questo qui ora. ho vissuto qui per 5 anni e non ho mai incontrato nessun mostro, quindi. Tu potresti stare bene da me. Guarderò, darò un'occhiata in questo posto qui, mentre tu dormi a casa mia. Mi prenderò cura io di ogni casa, di ogni cosa. Mi spregerò, guarderò se vedo robe strane. No, non c'è bisogno di. Non essere ridicolo, va bene. Lui voleva finire all'inizio questo. Lascia fare a me e rilassati per oggi. Ok, molto strana casa sua. La tua stanza è veramente molto pulita. Che poi avevo visto già dal gameplay, c'è cioè un po' di tutto qui, cioè un po' di tutto, canale, un po' di tutto, Ok, sì, c'è un po' di tutto, un divano, un computer, una TV, un cazzo d'è sta roba qua, cassetti, cassetti strani, c'è di tutto qui, un tavolo, una macchina da caffè. La tua stanza è molto pulita. Ah, no, solo che non ho molto spazio. Ah, ok.
Fateci tutto questo. In ogni caso, signorina Takamura, posso chiederti qualcosa? C'è anche un letto lì, ma che cazzo? Cosa? Cioè, noi abbiamo una stanza di 5, una casa di 500 metri quadri, un campo da calcio tutto nostro, invece c'è la stanza grande come la camera da letto, la casa grande come la mia camera. Tu avevi menzionato di avere una malattia. Che tipo di malattia era? Scusa se forse posso sembrare rude. Depressione, ah ok. Infatti io prendo degli antidepressivi, beh, nulla di gravissimo. Sto anche scrivendo una storia serale, cos'era? Tipo assassini, dai, gialli. Quindi, ok, è vero. Quindi, ok, quindi tu devi veramente rilassarti. Lascia il mostro a me. Veramente molte grazie. Oh, madonna mia, sono stufissimo, ragazzi. Cavolo, sono distrutto dalla spiaggia. Per me il Chris e l'altro di prima che ho nominato prima, a mio parere, proprio tornano a casa e di notte non riescono a dormire perché gli bruceranno tutte le spalle proprio. Io invece sono più abbronzato di loro, quindi riesco a resistere molto meglio al caldo. Quindi, inoltre, per quanto riguardava la signorina Seiki, nostra zia, per, se non vi ricordate chi era. Mi piacerebbe che voi diceste qualcosa di lei a me. La signorina Saeki. È stata la signorina Saeki a passarti questa malattia, giusto? Io penso che sia strano. Lei non mi sembrava tipo non in salute, malata, quando l'avevo vista l'ultima volta. Ok, la mia zia si è suicidata in questa casa. Ah, ok. Si è suicidata? Io non lo sapevo. Sai il perché? Lei si era sposata circa 10 anni fa e aveva cominciato a vivere in questa casa. Lei ha avuto dei tempi un po' duri qui, ma lei è andata in cinque, poi era incinta, è andata in cinque, cioè è stata messa in circa 4 anni. Ah, ragazzi, mi è andata a buttare la lingua circa 5 anni fa. E lei. E lui e so lei e suo marito erano molto felici. Ma il bambino è abortito, è nato morto. E la mia zia ha sempre dato la colpa a lei. Mio zio invece si è stufato di provare a sopportarla e ha lasciato la casa. Ah, ok, stronzo anche lui. Fino a che poi lei è cominciata a diventare più strana. Lei aveva cominciato a dire che era sempre stata guardata e osservata. Mia madre e io eravamo la sua unica famiglia. Noi avremmo dovuto supportarla, ma non l'abbiamo fatto. Mia mamma ha una terribile isteria. Ah, ecco perché ci ha attaccato, ok. È sempre stata un po' pregiudichevole contro, verso la sua piccola sorella. Mia mamma chiamava mia zia pazza e assassina. Lei non voleva avere niente a che fare con lei. Ok, questa parte qua mi sta perdendo. Io ero spaventata da mia madre, quindi spaventata dal comportamento di sua madre, lei ha ignorato sua zia. Anche se sapevo che avevo dolore di mia zia. Se io fossi stata coraggiosa e avessi supportata e l'avrei portata all'ospedale, giusto che questo non sarebbe mai successo. Quel giorno sono andata a casa sua senza che mia madre lo sapesse. Ero preoccupata per mia zia. Ah, si è impiccata al secondo piano. Avevo gridato, la corda c'è. Avevo. Ok, quindi lei vede sua zia impiccata. Lei grida e succede che poi sono. Oh, senza voce, ragazzi, sa che ho preso freddo forse un po'. La corda si è staccata e quindi la zia è caduta al suolo. Il cadavere della zia. Mia madre non ha voluto la casa. Gli faceva ricordare mia zia. Quando le è stata diagnosticata la depressione, mia madre mi ha raccomandato di andare qui. Diceva che era una buona. Ah, quando mi è stata diagnosticata la depressione, sì, ma quando sei depressi non gli mandi a vivere da soli, cioè bisogna stare in compagnia. Mi ha detto, mi ha raccomandato di andare qui, dicendo che era una buona casa per i pazzi. Ah, ok, è la madre Troia, ok. Sono sicuro che non è stato molto bello.
Ok, qui non ho capito. Non ho capito niente, ragazzi. Mi dispiace, forse ho detto un po' troppo. Cazzo. Va bene, insomma, mi ha intrattenuto con la meraviglia. Lo so che non è proprio una storia felice. Va bene. Ok, quando ci sono i puntini, 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 significa che questa volta lei ha messo a disagio quest'altro. Brava. Ok, deve essere stata molto dura. Per favore, prenditi cura di te, cioè, rilassati. Ok, userò un'occhiata alla tua casa, signore Takamura. Fa come se fosse a casa tua qui. Si sta facendo tardi. Quindi va a dormire quando vuoi. Puoi usare quel letto qui, è anche l'unico letto che ho visto. No, io non dovrei. Posso usare il divano. Il divano che è qua a destra. Premuto spazio. Ok. No, non essere ridicola, per favore. Guarda, guarda, proprio non si arrende, mi vuole in ogni cosa. Ok, quindi allora, ora non essere ridicola, qualcuno è così carino non può dormire sul divano. Si è reso conto che sta tirando troppo la corda. Ok, bene. In ogni caso. Io dormirò sul divano, casomai. Signora Takamura, prendi il letto. Ora, basta chiamarla signorina, cioè sarete amici ormai. Ora, quindi, me ne vado. Il signor Miura è molto carino. Mi calma molto parlare con lui. Ok, ho il comando. Facciamo gli stronzi e controlliamogli un po' la casa. Signori carini. Vediamo un po' se magari ci abbiamo una stanza piena con delle nostre foto che le scattate ci perseguita. Non ha voglia di guardare TV. Ok, giochi, mi sembra di aver capito. È un po' curioso quello che c'è qui dentro, ma meglio non aprire questo. Cosa c'è qui dentro? È un po' curioso vedere cosa c'è qui dentro, ma meglio non aprire. Cosa c'ha? Tipo, cose porno, cosa c'ha? Niente. Ah, quindi il signor Miura gioca a tennis. Divano penetrabile. Divano, andiamo a dormire dopo. Una piccola valigia come la nostra. Vestiti. Ah, ok. Niente. È pieno di libri digitali. Ah, quindi magari scopriamo che in realtà si legge sul computer i nostri libri. Proprio sembra che stia lavorando a dei, non so cosa siano. Facciamo gli stronzi, andiamo a vedere. Ok, quindi un bagno unito. Ci sono delle liste da. Io sono tipo delle liste per la spesa qua. Carino, dice lei, così un maschio che fa la spesa in modo ordinato, fantastico. Ok, sembra che gli piace il pulito. Quindi io dico non usciamo. Per dire è meglio non andare. Ok, ci siamo fatti i cavoli degli altri, ok. Dovrei riposare. Anche se mi sento male a usare il suo letto. Cavolo, tra un quarto d'ora arriva il Chris, quindi vedrò di. Stoppo qui, va bene? Cioè, stoppo qui, adesso vediamo che succede. Ok, quindi sta dormendo bene. Questo qui è un bene, ora ci stupra. Non sembra che ci sia niente di qui, quindi niente, non ci sia, sembra non ci sia niente, sbagliato di quella casa, quindi andrò io anche io a dormire. Giorno 4. Ok. Mi dimentico di premere la barra spaziatrice ogni volta. Cazzo, tra un quarto d'ora arriva i Chris, ragazzi. Mi tocca. Tocca fare veloce. Incubi. Premo spazio. No. Ok, fa da solo. Ah! Ma che cazzo è successo?
Cosa? Questa qui è la mia casa. Oh mio Dio, siamo impazziti. Perché? Perché sono tornata? Questo non avrebbe dovuto succedere. Sarebbe stato il Mister Mura che mi ha portato qui. Per l'amore di Dio, lui ti prende in braccio, no, ti porta per la strada. Cioè, uno che vede questo qui che attraversa la strada. Una donna in braccio, cosa pensa? Polizia, un assassino, un maniaco. Mi ha riportato qui indietro. No, non... No, non voglio stare qui un altro secondo. Devo tornare a casa del signor Miura. Mi farò scopare da lui 1000 volte, ma io qui non ci voglio stare. Ok. Interrompo qui, ragazzi. Salvo e ciao a tutti. Un attimo. Prima di tutto salvo. Quindi, 26. Tutti i salvataggi sparati alla cazzo. 26. Ok. Qua. Va bene. Va bene. Ok, quindi. Quindi da quel che ho capito ho 2 ore e 7 minuti di gioco. Un giochino in flash abbastanza veloce però, insomma. Per ora mi sta piacendo anche se veramente, ragazzi, devo ringraziare i walkthrough, altrimenti non... ci metterei un'ora a capire cosa fare. Ok. Interrompiamo qui, ragazzi, e dov'è almeno? Eccolo qua. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!